paradossalmente, avendo tutta questa tecnologia, siamo tornati indietro come facevano gli Etruschi, i Romani, gli Egiziani. È una scelta che affonda le radici nella storia e guarda al futuro la tecnologia utilizzata dal frantoio Paggetti per produrre il cosiddetto oro verde. Una macchina che di fatto consente di non schiacciare l'oliva e che produce olio per affioramento. Viene schiacciato dolcemente con una macchina che fa molto piano, quindi non lo scalda, poi da lì facciamo come facevano anticamente, per affioramento, quindi dentro la centrifuga tutto quello che è dentro è fermo immobile, quindi otteniamo le fibre intere lunghe. Addirittura abbiamo noi da anno scorso un estrattore che lavora praticamente in telemetria con il computer per, a seconda della viscosità che è il prodotto, cambia il differenziale per estrarre tutte le sostanze organolettiche, tutta la clorofilla fino al carotene, quindi è una cosa che manualmente era impossibile fare. Un'attenzione al prodotto finale che questo frantoio ha da sempre, per questo è nata da qualche mese anche la collaborazione con la rete Biodea. L'impiego del distillato di legno, che si propone come alternativa all'uso di fitofarmaci anche nell'olivicoltura, convince sempre di più chi oggi sceglie la strada di un'agricoltura sostenibile. Biodea noi l'abbiamo provato, l'abbiamo testato, è una cosa meravigliosa, quindi ben vengano questi sistemi, questi prodotti, non si appesantisce né terreni con i minerali, con questa roba qui, con questo Biodea, praticamente viene anche mineralizzato tutto il terreno. L'anno scorso abbiamo fatto una sola tesi dove abbiamo evidenziato come fra un'oliveta trattata con distillato di legno Biodea dalla potatura in poi rispetto ad un'oliveta non trattata nella stessa particella un aumento di polifenoli in maniera interessante. Quest'anno abbiamo già in analisi 7 tesi differenti. Cosa si evidenzia? Si evidenzia un contenuto di polifenoli totali superiore a 420 mg chilo, ma più che altro stiamo osservando l'aumento dell'alfa-tocoferolo. Che cos'è? È la vitamina E. È una vitamina fondamentale per la salute e per il benessere della persona, in quanto con queste concentrazioni è noto che viene abbassato il colesterolo e oltretutto è l'ideale per il sistema cardiovascolare. Come si assaggia però l'olio nuovo? Qual è il sistema più corretto di sentire tutte le sue proprietà? Nella fettunta con l'aglio, senza l'aglio o con il cucchiaino? No, ci vuole un bicchiere, si scalda, basta scaldarlo un po', poi una volta scaldato con la mano, una mano sopra si copre, una mano sotto si copre, poi si bagna il bicchiere, si porta alle narici e lì è il primo assaggio, si sente la freschezza, dovrebbe sapere di erba tagliata, fresca. Se è acetato non si mette nemmeno in bocca. Poi si prende, si sentono il piccante e l'amaro. Poi deve andare via tutto. Poi la cosa un pochino più difficile, queste tre cose sono facili per chiunque, quell'altro è un po' l'allenamento, dopo c'è il retrogusto che uno o ha mangiato il carciofo o la mela acerba, pomodoro o roba del genere. Questo è un pochino più difficile da riconoscere, ci vuole un pochino più di allenamento.